Buonasera a tutti, benvenuti per il sesto incontro dell'Accademia del Festival Giallo Garda. Con noi questa sera abbiamo Alessandro Berselli, scrittore che è sconosciuto nella chat, ma che noi conosciamo benissimo. È stato nostro ospite fin dalla prima edizione del Festival Giallo Garda. E il suo libro che abbiamo presentato la prima volta è Anche le scimmie cadono dagli alberi. Io non mi vedo, spero che voi mi vediate, perché vedo forse la mia telecamera stasera non funziona. E durante quella serata Alessandro si è trasformato perché sua grande capacità di trasformarsi ed era diventato il nostro personaggio di quell'anno, che era appunto Terenzio Meridiana. Io avevo cercato anche una foto, magari poi Roberto, se riesce durante la serata, ci fa vedere come avevamo trasformato Alessandro e come ci eravamo divertiti in quella cena che abbiamo fatto a Salò all'Hotel Panoramica. Laura, io sono disposto a pagarvi 200 euro se non fate girare quella foto, grazie. Ah, va bene, perfetto, Sto quindi scherzando, naturalmente. è felice che le casse del Giallo Garda stanno già cominciando ad aumentare, quindi abbiamo già entrate in anticipo questa sera, molto bene. Che poi ci siamo divertiti veramente. C'è anche la Calanchi che dice 200 che sono pochi, e Alessandra dice che dovresti darti da fare e darcene un po' di più. Eh sì, caro mio. Se avessi saputo che c'era la Calanchi non mi sarei nemmeno collegato, guarda. Ah, vedi, boh. E sto Allora, scherzando, naturalmente. Ciao Alessandra. dunque, Ciao questa Bers. sera buonasera, se Ciao Laura. potete chiudere i microfoni, grazie, così non disturbate. Benissimo, buonasera. Gli altri due libri di cui abbiamo parlato sempre nelle presentazioni del Giallo Garda, perché come vi ripeto Alessandro è sempre stato presente alle nostre presentazioni, sono Le Siamesi, che è il penultimo, e poi La Dottrina del Male, che è l'ultimo libro che è uscito praticamente l'anno scorso, 2019. Poi, il 2000, scusate, 2 anni fa è uscito nel 2019. E per presentarvi però Alessandro, avevo pensato di leggervi un pezzettino perché la sua scrittura è una scrittura molto molto particolare e molto interessante. È una scrittura che io definisco sempre da usare con il vocabolario, nel senso che quando leggo i libri di Alessandro, infatti sto aspettando il nuovo che arriverà a settembre-ottobre, per cui già lui sa che sarà nostro ospite, devo usare il vocabolario. Allora io quando leggo il suo libro, ho da una parte il libro di Alessandro e dall'altra il vocabolario, perché ci sono sempre delle parole che io non conosco, quindi arricchisce il mio vocabolario, anche se ormai vista la terza età poi me le dimentico, però va bene lo stesso. Quindi oltre a divertirmi, a capire quelli che sono i concetti molto diversi, molto interessanti, perché ogni libro di Alessandro ha una trama completamente diversa e tratta degli argomenti di attualità molto diversi, partendo anche, per esempio, adesso dimenticavo di segnalarvi Kamasutra Kevin, che io ho amato tantissimo e consiglio veramente di leggere alle persone che hanno dei ragazzi adolescenti oppure da far leggere addirittura agli adolescenti. Anche questo è un libro molto interessante. E allora vi dicevo, ci serve il vocabolario. E questa è una cosa, secondo me, per uno scrittore molto, molto importante, ma anche per i lettori, perché così si acquisiscono nozioni nuove, ma soprattutto è bello davvero trovare all'interno di libri che non hanno un grandissimo volume, perché sono libri veramente di bassa quantità di pagine, ma di alto spessore, delle parole nuove che dobbiamo andare a cercare sul vocabolario. Per presentarvelo però io non leggerò nulla dai suoi libri, ma mi piace invece leggervi un post che lui ha pubblicato qualche giorno fa e che mi è piaciuto perché annunciava quella che è la stagione più bella, che secondo me è appunto la primavera. E in questo piccolo post, cortissimo, voi capite subito come scrive Alessandro, ma che personaggio è Alessandro. Quindi questo è il post che vi dice cosa dovreste fare, secondo lui, proprio per aprire le porte alla primavera, questa nuova stagione che sta arrivando. Per la consueta rubrica
I Pipponi dello scrittore, oggi vi spieghiamo come depurarvi lo spirito attraverso un breve percorso di life coaching e pulizia interiore. Prima cosa, aprite metaforicamente le finestre, liberatevi del ciarpame che avete accumulato dentro, scaraventando fuori tutto quello che non è gioia, bellezza e meraviglia, che alla fine la vita sta poi tutta lì. Inscatolate le giornate che avete perso ripiegati su voi stessi, le notti insonni, i momenti tristi, le lacrime mal riposte, i pensieri negativi e gettateli tutti nell'umido. Per le delusioni invece non sprecate troppo tempo, va benissimo l'indifferenziata. Prendetevi ancora qualche minuto per spolverare con lo Swiffer le ultime scorie tossiche che si sono depositate su cuore e su anima. E guardate con leggerezza il risultato finale. E se arieggiate un po' gli ambienti, non si sente nemmeno più quell'odore di chiuso. Buona primavera da parte di Alessandro Berselli. Bene, adesso io chiudo il microfono, oppure mi chiudano il microfono e lascio la parola ad Alessandro. E buon divertimento e buon ascolto a tutti. A dopo. Bene, tanto grazie. Allora, adesso è il momento piaggeria, no? All'inizio, perché devo naturalmente la felicità di essere qua anche in remoto, no? Perché comunque, come diceva giustamente Laura, per me insomma Giallogarda è diventato quasi un'equazione. Ogni volta che sono uscito con un libro in questi anni, Giallogarda è sempre stato per me una delle location principe, e ho sofferto moltissimo in questi due anni, quindi 2020 e 2021, cioè non poter comunque raggiungere Laura, non poter fare delle cose in presenza. Però bello anche effettivamente che ci sia una tecnologia in questo momento che ci permette, a prescindere da quello che sta succedendo e che ci auguriamo davvero che finisca presto, speriamo davvero che l'estate 2021 sia anche l'estate della rinascita, però mi permette intanto di raggiungervi, siete tantissimi, sto guardando adesso, siete più di 40 persone collegate, quindi è davvero per me un momento di grande festa, anche perché poi in realtà abbiamo avuto pochissime occasioni di relazionarci con quelli che sono i nostri lettori, e io continuo a pensare che la cosa meravigliosa dello scrivere è sicuramente il fatto di poter narrare storie che poi arrivano gli altri, no? È bellissimo per uno scrittore pensare che l'idea che tu hai in testa in un determinato momento, una storia che tu hai in testa in un determinato momento, poi possa arrivare alle persone che sono dall'altra parte, ma davvero la grande meraviglia è poter incontrare anche i lettori. E grazie a Dio, ripeto, c'è una tecnologia in questo momento che ci permette di farlo. Allora, intanto io vorrei che la dimensione fosse, come sempre stata quando abbiamo fatto cose con Laura, assolutamente salottiera. Quindi non è un caso che, mentre Laura parlava, io insomma, mi sono aperto una bottiglia di Traminer e mi sto facendo il bicchierino che accompagnerà questa presentazione, e mi piacerebbe che voi, se vi fa piacere, faceste lo stesso. Siamo tra amici, quindi potete naturalmente, è una presentazione assolutamente, è un incontro assolutamente, non vogliamo anche uscire un pochino dai canoni, quindi interrompetemi quando volete, se volete fare domande fatele, cioè davvero mi piacerebbe che fosse il più possibile una conversazione tra amici, anche perché tra l'altro il tema che mi ha lanciato Laura è un tema un po' sfida, no? Perché comunque umorismo e noir, no? Come se, che volendo sono anche, è anche un po' un ossimoro, no? Se ci pensate bene. Cioè, come possono dialogare due generi così diversi? E infatti sono due generi che spesso non dialogano tra di loro, un po' perché comunque la letteratura umoristica è una letteratura che tanto in Italia è poco praticata ma anche poco richiesta dalle case editrici. Io ad esempio sono nato come scrittore umoristico, sono arrivato al noir per tutta una serie di percorsi che mi sono trovato a fare a un certo punto, però non è così facile davvero per uno scrittore umorista riuscire a trovare degli spazi nell'editoria per poi poter pubblicare le proprie cose. Fare dialogare poi due generi che sono così diversi diventa ancora più complicato. Io di solito quando inizio a parlare di scrittura faccio sempre un po' una premessa, no? Che è quella intanto di capire esattamente cos'è il concetto di scrittura, perché io sono responsabile anche di una collana e spesso ti arrivano racconti da parte di esordienti in cui la prima cosa che viene detta è: io so scrivere bene, di conseguenza sono anche uno scrittore, sono un narratore, no? E questo secondo me è un po' la prima cosa da sfatare, una delle cose che io dico sempre a tutti quelli che comunque vogliono cimentarsi nella scrittura. Cioè, scrivere bene non è necessariamente sapere raccontare una storia, perché comunque sapere raccontare una storia vuol dire anche attivare tutta una serie di cose
che il lettore deve provare, cioè la scrittura è un percorso emozionale fondamentalmente. Qual è la magia della scrittura, ad esempio, rispetto ad altre arti dove noi le cose le vediamo, no? Come può essere il teatro, il cinema, è che la scrittura noi riusciamo a figurarci cose attraverso parole che leggiamo, quindi non abbiamo una proiezione visiva di quello che sta succedendo. La proiezione visiva è quella che ci facciamo noi nel momento in cui leggiamo una storia. Perché questa proiezione visiva funzioni, perché questa proiezione visiva sia efficace, perché questa proiezione visiva diverta il lettore, ci deve essere una grande capacità, secondo me, da parte dello scrittore, di riuscire a evocarle queste immagini. No? Infatti quando, un'altra cosa assolutamente proprio da sfatare, è basta una trama per fare un bel romanzo. No? Cioè se tu dici, ho avuto una bellissima idea, ho avuto una trama fantastica, un'idea fenomenale, una storia che spacca, con questa storia io sicuramente riesco a portare a casa un romanzo. Non è vero, perché comunque la scrittura è fatta, secondo me, almeno di tre elementi. Uno è sicuramente la trama, perché la trama è chiaro che è importante, no? Cioè, è la vicenda, è la cosa che ci appassiona, nel momento stesso che noi cominciamo a leggere, è chiaro che la storia è il primo elemento che catalizza la nostra attenzione. Però intanto, uno, la storia deve avere un personaggio che sappia abitarla. Quindi il processo di identificazione, no? Se il personaggio non funziona, è molto difficile che poi anche la nostra storia riesca ad andare avanti. E poi lo stile, che è quello che ci permette poi invece di non soltanto di entrare nella storia, di identificarci nel personaggio, ma anche quelle parole. Prima Laura ha detto molto bene quanto le parole sono importanti quando raccontiamo una storia. Le parole sono fondamentali, lo stile è fondamentale, come costruiamo una frase, come all'interno di questa frase poi riusciamo a fare muovere i personaggi, i dialoghi che utilizziamo. Quindi sono tutti questi elementi, sono quelli che fanno la differenza tra sapere scrivere bene e sapere raccontare una storia, che è quello che dicevo all'inizio. Io un esempio che faccio in tutti i corsi di scrittura creativa è: prendete una barzelletta, ok? Allora, la stessa barzelletta, due persone la conoscono, uno la racconta bene, uno la racconta male. Chi la racconta bene diverte, quindi comunque produce l'effetto comunque divertimento. Chi la racconta male conosce, ha perfettamente presente la storia, ha perfettamente presenti i personaggi, ma gli manca quella che è la parte, lo stile, diciamo, che è il modo appunto di raccontare. Ed è qui che diventa davvero la grande differenza tra, dicevo prima, scrivere bene e sapere raccontare una storia, perché il narratore è la persona che sa raccontare una storia. Faccio questa premessa, secondo me è doverosa, perché serve un po' appunto per allontanare quelli che possono essere anche proprio dei fraintendimenti, no? Se l'idea comunque di queste lezioni è anche di fare un pochino di accademia di scrittura, quindi comunque di cercare di capire anche come funzionano le cose, no? Quindi nel momento stesso che io voglio raccontare una cosa, come devo raccontarla? Che non vale soltanto per gli scrittori, perché io un'altra domanda, ad esempio, che faccio in modo molto provocatorio quando faccio i corsi nelle scuole, e dico agli studenti, ma immagino che tra di voi ci possa essere anche un sacco di gente che non è assolutamente interessata a diventare uno scrittore, e quindi probabilmente in questo momento si sta domandando per quale motivo io devo assistere a un corso in cui mi viene insegnato scrittura creativa, mi viene insegnato come si racconta una storia, se io da grande non voglio fare uno scrittore, se non ho nessuna ambizione di diventare uno scrittore. Ma sapere raccontare una storia è una cosa che ci serve anche nella vita di tutti i giorni, quello che fa la differenza tra una persona che quando parla è interessante, è capace comunque di catturare l'attenzione delle persone che sono dall'altra parte, e una persona invece che quando, essendo incapaci di raccontare una cosa, essendo incapace comunque di relazionarsi attraverso parole, sono poi magari le persone che evitiamo quando incrociamo per strada, no? Quelli che comunque andiamo dall'altra parte della strada, passiamo dal marciapiede alla parte opposta, perché comunque sia la persona che sappiamo che nel momento che la incrociamo poi ci racconta cose in un modo che noi non troviamo accattivanti. Quindi io davvero penso che scrittura creativa, la parola creativa, la comunicazione creativa sia una cosa che fa parte anche della vita di tutti i giorni, non soltanto per chi vuole diventare scrittore. Tornando a quello che è invece il tema, no, della lezione di oggi, allora è molto difficile effettivamente, dicevo, fare combinare la scrittura gialla con una scrittura bianca divertente. Io sono uno scrittore, faccio una premessa per chi non mi conosce, io sono uno scrittore molto poco disciplinato, cioè sono sempre stato poco quelle che sono le regole dell'editoria, anche piuttosto refrattario le regole dell'editoria, perché in questo momento in Italia, e se voi siete buoni lettori ve ne sarete sicuramente accorti, c'è comunque un trend imperante che
mi trova un pochino disallineato, cioè nel senso che in questo momento, se parliamo di letteratura gialla, di letteratura nera, quali sono comunque i temi vincenti? Sono sicuramente la serialità, quindi comunque scrittori che ripropongono sempre gli stessi personaggi all'interno comunque di quelli che sono i romanzi, perché è vero che il lettore si affeziona molto ai personaggi e questo è un processo di identificazione che effettivamente fa capire anche quanto il personaggio sia importante, no? Cioè, se il personaggio di Montalbano non fosse un personaggio accattivante, chi leggerebbe i libri di Camilleri? No? È chiaro che sia un personaggio che probabilmente fa la differenza. Io mi ci ritrovo poco in questo tipo di narrativa, però sicuramente è in questo momento una modalità che sta vincendo, perché se voi guardate le classifiche, spesso, questo vale sia per il cinema che per la letteratura, quelli che stanno dominando sono comunque i personaggi seriali. Io guardavo addirittura una classifica di film più guardati nel 2019, quindi film che avevano sbancato il botteghino, dei primi 10, 8 erano film che erano o seriali, quindi con personaggi che noi avevamo già visto in storie precedenti, oppure sequel di film che avevano già avuto comunque un precedente, no? Quindi vedo Alessandra Calanchi che dice la gente ha bisogno di essere rassicurata. È vero, questo è un esempio che io uso spessissimo nei corsi di scrittura, cioè la gente ha bisogno di essere rassicurata e di trovare dei personaggi che conosce. È un po' come dire scelgo di andare a una festa dove conosco tutti oppure scelgo di andare a una festa dove non conosco nessuno. Quali sono i rischi e i vantaggi? Se vado a una festa dove conosco tutti, chiaramente il divertimento è, tra virgolette, assicurato, perché comunque non devo mettermi in discussione. Però è anche vero che poi il mio mondo rimane quello che già conoscevo prima. Se vado a una festa dove non conosco nessuno, è tutto più rischioso, perché rischio poi davvero di fare, magari di rimanere appoggiato a una colonna con il mio drink in mano senza che nessuno mi consigli. Però è anche vero che ho grande possibilità di conoscere persone nuove. Io amo di più le feste dove non conosco nessuno, cioè, quindi è per quello che io poi rifugo un pochino dalla serialità, sia per quanto riguarda la scrittura che per quanto riguarda la lettura. Un'altra cosa che io non amo particolarmente, ma non amo nel senso che non apprezzo chi fa questa cosa, ma è un tipo di personaggio che a me interessa relativamente mettere nei libri che leggo, mettere i commissari o gli investigatori, no? Nei miei libri delle volte ci sono, perché chiaramente essendo libri che hanno un impatto noir ci devono essere a un certo punto qualcuno che cerca di risolvere quello che sta succedendo, sicuramente c'è, però spesso li rilego in un ruolo un pochino marginale. Una cosa che a me piace moltissimo e che non sempre comunque in letteratura, soprattutto nella letteratura italiana, si trova, in quella americana molto di più, è il dialogo, utilizzato qui in funzione quasi cinematografica. Mi piace utilizzare il dialogo quasi come se fosse davvero una sceneggiatura, e qui arriviamo davvero al punto della lezione di stasera, non rimanere chiusi all'interno di un genere. Perché per lo scrittore, io credo che per lo scrittore rimanere chiuso all'interno di quello che può essere un genere di riferimento, che è chiaro che è molto più pratico, molto più facile anche, no? Perché poi se io delle volte penso ai romanzi di Agatha Christie, cioè per dire un Poirot, una Miss Marple, sono romanzi chiaramente con delle costruzioni fantastiche, perché sono veramente dei meccanismi perfetti dove non si sbaglia, dove la Christie non sbaglia assolutamente nulla e ha una capacità di trovare comunque moventi, di depistare il lettore, che raramente ho trovato anche in scrittori successivi. Però è anche vero che ad esempio la costruzione di un romanzo dove c'è un personaggio seriale riconosciuto dai lettori è chiaramente più semplice per lo scrittore. È più semplice da una parte, però anche un pochino più limitante. E io non sono mai riuscito a schierarmi tra quelli che per me sono i miei due generi di riferimento. Quindi la letteratura umoristica da una parte e la letteratura nera dall'altra. E non a caso, vedo che sto vedendo anche tanto molti messaggi di gente che mi sta dando ragione, e questa cosa qua mi fa naturalmente piacere. Se mi aveste dato torto, probabilmente mi sarei messo a piangere in diretta, perché non sarei stato in grado di controargomentare le vostre obiezioni. Però è vero, cioè nel senso che sapersi muovere comunque tra generi diversi diventa un po' anche per lo scrittore una palestra. Cioè per me il fatto, ad esempio, di io privilegio 70% della mia produzione è comunque legata al genere nero. Poi però ogni tanto fa capolino la voglia comunque di ripescare un po' quella che era la mia indole iniziale, che era quella della letteratura umoristica. Questa cosa comporta il fatto che poi i due generi tra loro cominciano a dialogare in modo molto fitto. Cioè una cosa che mi facevano notare durante una presentazione era che, ad esempio, la mia letteratura nera, quindi che differenza da quella che è la letteratura bianca,
nera ha proprio degli elementi grotteschi, degli elementi caustici, degli elementi ironici, quindi c'è una sorta di, tra virgolette, umorismo anche laddove la storia poi la parte umoristica non lo prevede. Viceversa, quando scrivi libri bianchi, quindi libri che dove invece la parte umoristica è predominante, c'è, è sempre però un umorismo un pochino legato a una dimensione nera, no? E anche questo è un tipo di letteratura che in Italia viene praticata pochissimo, mentre ad esempio nella letteratura americana, nel cinema americano lo troviamo tantissimo, perché l'umorismo fondamentalmente, cosa spaventa il fatto di mettere l'umorismo all'interno della letteratura nera? Spaventa il fatto che si teme che l'umorismo possa andare un pochino a svilire il plot nero, no? Se io all'interno di un libro nero, all'interno di un film nero, voglio mettere qualcosa che diventa un elemento umoristico, un elemento di distrazione, un elemento di sorriso, è come se io andassi in qualche modo a intaccare quella che è la dimensione nera di quella storia. Però in realtà il cinema americano e anche la letteratura americana ci insegna che questa cosa, ad esempio, non è vera. Vi faccio un esempio. Tarantino, Pulp Fiction. Pulp Fiction è un film spaventosamente nero, che vive però di situazioni talmente grottesche da risultare quasi divertenti, sempre che questo poi in realtà vada a togliere quello che è l'approccio nero che ha Tarantino nella sua storia, no? I fratelli Coen, ad esempio, stessa cosa, no? Comunque film che hanno delle trame nere, secondo me, veramente da manuale, ma nello stesso tempo anche all'interno di questa trama nera riescono a divertire moltissimo. In letteratura, scrittore sempre come Lansdale, che è riuscito a fare dialogare queste cose, se vogliamo prendere un esempio italiano, quando ancora negli anni 90 si sperimentava molto, perché adesso in Italia c'è una letteratura davvero molto molto più convenzionale, quindi lo dicevo anche prima, è più difficile sperimentare. Gli anni 90 invece sono stati anni di grande sperimentazione. Se uno prende ad esempio Lammaniti degli esordi, quindi per intenderci Lammaniti di prima di Io non ho paura, quindi Ti prendo e ti porto via, Branchi, e comunque quelli che sono stati sui primi libri, c'erano davvero delle trame nerissime ma anche super divertenti, e l'umorismo caustico, grottesco, cattivo, politicamente super scorretto di Ammaniti non andava a intaccare quello che era l'approccio nero delle sue storie. E quindi per quello che alla domanda è possibile riuscire a raccontare comunque una storia nera contaminando il nero con la parte divertente? Sicuramente è possibile, però in questo momento non si sta facendo. Ed è quello, io devo dire che adesso sto veramente ragionando, io sto attraversando un momento nero adesso come scrittura, perché diceva giustamente Laura, i miei ultimi due romanzi, sia Le Siamesi che Dottrina del Male, sono due romanzi neri e si completeranno quest'anno con quella che per me è un'ideale trilogia nera, con il romanzo che uscirà a settembre. Però davvero in questo momento un po' il mio pallino, la mia idea comunque di lavoro su quello che, perché io sono scrittore pratico, quindi tendo veramente a scrivere poco e con dei tempi molto lunghi, perché mi piace anche tutto il lavoro di rifinitura, mi piace comunque stare sui testi tanto tempo, mi piace comunque che la storia mi deve rimanere dentro per un anno e mezzo, quindi poi questo è il motivo per cui spesso i miei libri escono insomma molto, molto cadenzati. Però davvero un po' la sfida che voglio avere con me stesso in questo momento, e che e non a caso poi cade a fagiolo con la lezione di cui con l'incontro di questa sera, è riuscire a scrivere un libro dove la trama nera e quelli che possono essere gli elementi comico-grotteschi dialogano in modo assolutamente perfetto tra di loro. Quindi perché davvero questa contaminazione che si può essere tra generi, cosa che ad esempio già nella musica si sta facendo tantissimo, si sta facendo anche nel cinema, nella letteratura un pochino da questo punto di vista facciamo fatica, mentre la contaminazione tra generi è davvero un'occasione di grandissimo arricchimento per chi scrive, ma anche per chi legge, no? Perché poi queste gabbie di genere che ci vogliamo sempre imporre, per cui questo libro è giallo, questo libro è fantasy, questo libro è storico, questo libro, sono delle gabbie che fanno la comodità della libreria, perché chiaramente si trova a poter sistemare i libri in sezioni ben precise, però davvero delle volte diventa anche molto molto riduttivo. Se invece noi come scrittori e tutti noi anche come lettori, adesso sto leggendo cose anche adesso che stanno arrivando, effettivamente contributi su cui sono perfettamente d'accordo, no? Sul fatto che quanto a volte i generi appunto possono essere anche
delle gabbie anche poco soddisfacenti per il lettore. Ma fondamentalmente, allora, banalizziamo la cosa, ma davvero, e sto per dire davvero la frase più banale al mondo, ma se noi dividessimo i libri semplicemente in libri belli e libri brutti, e sono consapevoli di stare comunque sciorinando la madre di tutte le banalità, però fondamentalmente è questo quello che a noi serve. Cioè, quello che a noi serve è un libro che ci diverta, un libro che ci faccia entrare nella storia, un libro che ci faccia identificare con il personaggio, un libro che ci sappia divertire, dove divertire delle volte può dire anche attraversare momenti tragici, un libro che possa in qualche modo anche rappresentare quella che ad esempio sono le fasi della vita, no? Se il processo di identificazione è entro in un personaggio e io vado ad abitare quel personaggio e diventa davvero un gioco di ruolo, perché comunque deve essere un gioco di ruolo il libro, io decido di interpretare le gesta del personaggio di quel libro. Più il libro è contaminato, più il libro vive di situazioni diverse, più io mi identifico in quel personaggio. Allora cito il maestro Stephen King, che sapete bene nel 90% dei casi viene additato come uno scrittore horror, ok? Stephen King racconta storie orribili dove ci sono omicidi, ci sono serial killer, ci sono psicopatici, ci sono situazioni chiaramente anche delle volte surreali, perché comunque lui sfrutta molto anche il paranormale, eccetera. Però Stephen King è uno degli scrittori più contaminati a livello di genere, uno degli scrittori che più sperimenta comunque anche generi differenti che ci siano al mondo. Cioè, i libri di Stephen King sono intanto uno, spesso bellissimi romanzi di formazione, sono romanzi che parlano di adolescenza, sono romanzi che parlano di amicizia, sono romanzi che parlano di diventare grandi, poi è chiaro che il contesto è quello del libro horror. Sono libri delle volte molto divertenti, perché comunque Stephen King è molto bravo nel riuscire a contaminare quello che è un genere horror, quindi produrre paura, che è l'obiettivo uno, perché comunque sia, non è un caso che quando ho cominciato a frequentare i primi film horror, e di solito lo si fa da intorno ai 14-15 anni, no? Poi allora i film erano ancora vietati, quindi per andare a vedere alcuni horror dovevi averne 18, quindi c'erano tutte queste cose. Tu uscivi e a domanda, ma il film ti è piaciuto? Tu dicevi no, non ha fatto neanche paura, perché il fatto di non fare paura, chiaramente per un film horror vuol dire proprio è il film che fallisce l'obiettivo, no? Io, se faccio un film horror, l'obiettivo è spaventare lo spettatore. Se scrivo libri horror, l'obiettivo è spaventare il lettore. Allora, prendo un esempio di un libro paradigmatico, di Stephen King, come It. It sono 1200 pagine, è il primo libro di Stephen King che io ho letto, credo di averlo letto in una settimana, quindi con una media di tipo 150-160 pagine al giorno. Io in quel periodo non volevo fare null'altro che fosse leggere It di Stephen King, che è, ho letto una volta una definizione bellissima, davvero la Divina Commedia degli Orrori, perché è la Divina Commedia degli Orrori, è un libro che mi ha spaventato veramente come pochi altri libri sono riusciti a fare. Però un libro che è, io credo, forse uno dei libri più belli sull'adolescenza, uno dei libri più belli sull'amicizia che siano mai stati scritti. Ci sono delle pagine, allora, sono delle pagine che mi hanno spaventato, ci sono delle pagine che mi hanno commosso, ci sono delle pagine che mi hanno fatto piangere come un vitello, ci sono delle pagine che mi hanno divertito in una maniera impressionante. Allora, è lì che secondo me lo scrittore fa veramente la differenza, lo scrittore che riesce a fare tutte queste cose insieme. Lo stesso Dante Alighieri, la Divina Commedia è un libro che è strutturato nello stesso identico modo, a momenti terribili, a momenti ultra divertenti, a momenti dove c'è il gioco linguistico. Cioè, io sarei davvero per riuscire a spostare quella che è l'attenzione su come si deve scrivere una storia dalla gabbia del genere. E questo purtroppo, la gabbia del genere spesso ce la impongono gli editori. Io ho chiuso un rapporto con Mondadori, perché vedo adesso che stanno scrivendo Benny, per me è l'esempio perfetto. Brava, bravissima, è vero, Benny è l'esempio perfetto, perché comunque uno scrittore capace di scrivere qualsiasi cosa. Ha scritto un libro che è il libro forse più divertente che sia mai stato scritto in Italia, che è Bar Sport, che è un libro che a distanza ancora di 40 anni, un libro che spacca davvero per il divertimento, ed è invece uno scrittore capace di scrivere anche cose completamente diverse, cose molto poetiche, addirittura anche con qualche contaminazione fantasy. Davvero, cioè, uno scrittore trasversale. Allora, se le case editrici smettessero comunque di imporci queste cose, dicevo prima, io ho chiuso un rapporto con Mondadori perché al libro giallo mi era stato chiesto se facevo il giallo con il commissario.
io non ho nulla contro i commissari, ma io non sono capace, io non riuscirei mai a creare un Montalbano. Io alla fine di un romanzo non ho più voglia di avere a che fare con quel personaggio, cioè, il personaggio per me, forse perché ci metto anche tanto tempo a scrivere un libro, per cui per me vuol dire abitare dentro quel personaggio per 2 anni, per 1 anno e mezzo, quindi tempi molto lunghi, dopo un po' come se fosse compiuto un esorcismo, dopo ho davvero voglia di, comunque di passare oltre e di raccontare altro. Per cui purtroppo gli editori ci stanno molto ingabbiando da questo punto di vista, e questo fa sì che ci sia una produzione in Italia di buonissimo livello, perché su questo voglio essere molto chiaro, non voglio che qualcuno pensi che io in questa lezione che stiamo facendo per l'Accademia Giallo stia attaccando la letteratura italiana. L'unico grande rammarico che ho come scrittore italiano è che purtroppo in questo momento non viene valorizzata la pluralità, cioè in questo momento vince soltanto un certo tipo di romanzo, che è un romanzo molto tradizionale, sia per quanto riguarda la letteratura gialla, ma anche per quanto riguarda altre letterature. Guardate la differenza, ad esempio, lo dico in modo molto provocatorio, la differenza tra i finalisti a un premio Strega e i finalisti a un premio Pulitzer. Quindi prendiamo quelli che sono i due premi più importanti, il premio in Italia, Strega, chiaramente premio ambitissimo da tutti, e il Pulitzer, che è il massimo riconoscimento invece per la letteratura americana. Allora, negli Stati Uniti si sperimenta tantissimo, cioè vincono scrittori davvero con dei romanzi molto sperimentali, ma non dove sperimentale poi diventa l'equivalente di romanzo incomprensibile, romanzo noioso, romanzo accademico, romanzo per pochi eletti, no, romanzi che sono fruibilissimi da tutti, ma nello stesso tempo affrontano argomenti nuovi, cosa che spesso in Italia non si fa, per esempio, no? Cioè in Italia vince ancora un tipo di storia molto tradizionale. Io parlavo con Benedetta Briganti, che comunque è una giornalista di Repubblica, una critica molto importante, comunque è anche un editor, quindi riceve molti manoscritti, mi dice: io sono un pochino stanca di manoscritti che mi arrivano con questo incipit, e introduceva una sorta comunque di incipit piuttosto diffuso. In un piccolo paese dell'Abruzzo Gianni e Mara si sono innamorati, e tutta una storia comunque in completa assenza di modernità. Cosa che invece, ad esempio, altre letterature, non so, con la letteratura americana, affronta temi che possono essere il dominio tecnologico, le sindrome post-traumatiche da chi è tornato da guerre in Medio Oriente, la stessa pandemia. Insomma, in America stanno già uscendo molti libri anche comunque che hanno a che fare con la situazione che stiamo vivendo adesso. In Italia sembra sempre che tutto sia un po' ancora come, non voglio dire come il romanzo neorealista, però si fa fatica ad andare un pochino oltre, e anche nel giallo sta succedendo la stessa identica cosa, cioè ci sono romanzi molto molto belli, perché stanno uscendo davvero romanzi con una qualità eccezionale, però tutti un po' all'interno dello stesso cortile, e per stesso cortile intendo il romanzo appunto dove c'è il commissario, c'è una storia comunque abbastanza tradizionale. Ho visto, tra l'altro, adesso è arrivata una segnalazione per Il Cardellino di Donna Tartt, secondo me un libro meraviglioso, qualcosa di Pulitzer. Però davvero, a me dispiace che in questo momento non ci sia la voglia di osare, perché forse un po' si va a penalizzare quello che poi è il nostro lavoro comunque anche di lettori, non soltanto di scrittori. E poi comunque anche gli stessi scrittori, che sono molto condizionati, perché io vi posso assicurare che, insomma, scrittore, chiaramente noi ci relazioniamo molto tra di noi. Io poi ho anche la fortuna di abitare in una città come Bologna, dove c'è comunque una scuola di scrittura anche abbastanza consolidata, quindi molti scrittori che si incontrano, si trovano, adesso che purtroppo in questo periodo chiaramente no. E vi posso assicurare che anche molti scrittori serialisti famosi, di cui chiaramente non farò mai nome neanche sotto tortura, in realtà soffrono tantissimo del fatto di essere in qualche modo costretti a scrivere sempre le stesse cose, no? Io la chiamo la sindrome di Agatha Christie, per citare comunque un'autrice che prima abbiamo già nominato. Sappiamo bene quanto Agatha Christie, ad esempio, odiasse Poirot, lo odiava in modo spasmodico, cioè per lei l'idea di scrivere un libro con Hercule Poirot per lei era quasi un incubo, no? Amava, allora, tra le cose seriali, amava molto di più Miss Marple, che era un personaggio tra l'altro anche a lei molto più vicino. Però le cose migliori della Christie sono sicuramente le cose che non hanno per protagonista né Poirot né Miss Marple, e vorrei dire Trappola per topi, 10 piccoli indiani, Testimone d'accusa, cioè le cose più belle sono cose che esulano un po' dalla serialità. Gli scrittori soffrono tantissimo di questa cosa qua, tanto più che la stessa Christie era arrivata al punto da odiare Poirot,
da farlo morire, no? Noi sappiamo che Poirot muore in un romanzo che si chiama Sipario, che è un libro che è uscito nel 75, cioè uscito quando Agatha Christie è morta. In realtà Sipario era stato scritto molti anni prima. Agatha Christie aveva consegnato il libro all'editore dicendo: questo è il mio nuovo romanzo di Hercule Poirot. L'editore legge e scopre che alla fine Hercule Poirot muore. Dice: ma tu sei completamente pazza, ma secondo te io faccio, cioè, è il tuo personaggio di punta, come se Camilleri avesse fatto tipo, avesse scritto 15 anni fa un romanzo in cui muore Montalbano, no? Cosa che peraltro Camilleri ha fatto, però questo romanzo è stato custodito in un cassetto e uscirà a suo tempo, quindi quando avremo pubblicato, saranno stati pubblicati tutti i romanzi di Montalbano, questo ve lo metto per iscritto, esiste già un romanzo in Sellerio dove comunque Montalbano muore, perché comunque Camilleri aveva pensato che poi un giorno Camilleri è vissuto tantissimo, è vissuto tra l'altro con tutti i vizi possibili immaginabili, fumando 50 sigarette al giorno, bevendo 3 bottiglie di vino ed è arrivato all'età veneranda che conosciamo, però lui aveva già pensato che ci voleva un romanzo in cui alla fine Montalbano muore, no? Quindi questo romanzo c'è, uscirà prima o poi. Alla Christie venne impedito naturalmente di uscire con questo romanzo, però dà davvero la misura di quanto gli scrittori spesso soffrono di queste gabbie. E il fatto ad esempio di non riuscire a fare dialogare due generi che secondo me invece sarebbero così compatibili, come dicevamo prima, la letteratura nera e la letteratura umoristica. E purtroppo che in questo momento manca davvero uno storico per quanto riguarda questo tipo di letteratura. Cioè non esiste, se qualcuno mi chiedesse, ma tu un umorista che affronta storie nere, oppure un noirista che è in Italia, naturalmente sto dicendo, affronta la sua storia con un piglio umoristico. Purtroppo in questo momento io non saprei nemmeno dirvi chi può fare questa cosa. Mi stavo dicendo, Silvia Nonna ad esempio, sto vedendo, intanto guardo cose che mi arrivano e ogni cosa mi evoca mondi. Però davvero si fa molta fatica a trovare scrittori. E comunque sia, anche quando ci sono, c'è Imperatore, c'è, qualcosina c'è, per l'amor di Dio, non sto dicendo che non esistono scrittori che stanno cimentandosi in questa contaminazione, però è uno sempre molto fortemente osteggiato dagli editori, e questo ve lo posso assicurare, ma questo vale anche per tutta la letteratura umoristica. Non esiste una letteratura umoristica in questo momento in Italia, esiste, come forse e a fatica esiste anche nel resto del mondo, purtroppo. Esistono scrittori che non sono scrittori, che vengono prestati, spesso sono comici televisivi che vengono prestati alla letteratura con romanzi che vengono spesso semplicemente firmati o scritti da ghostwriter, comunque da scrittori compiacenti, però una letteratura umoristica vera e propria, cioè appunto quello che può essere un Benny, quello che può essere un, sugli autori vecchi, un Festacampanile, ma lo stesso Guareschi, no? Perché comunque se vogliamo andare ancora più indietro. Adesso non c'è uno scrittore prettamente umoristico che faccia un tipo di letteratura che sia umoristica, tantomeno poi che faccia un umorismo che vada a dialogare anche con il genere nero. E questo è un po' davvero il mio grosso rammarico, perché è una sfida che forse anche noi scrittori dovremmo provare ad accettare, e io lo dicevo prima, sarei davvero molto tentato a fare questa cosa, cioè a poter scrivere un romanzo che riuscisse davvero a mettere insieme questi due mondi. È difficile, perché ogni volta appunto che si esce da quella che può essere una gabbia di genere, da quello che può essere un percorso consolidato, da quello che può essere anche un fare dialogare due cose tra loro differenti, il rischio poi è che allora, il tuo lettore non ti riconosca. E ci può essere ad esempio un editore che poi non ti dia quello spazio sufficiente per poter fare questa cosa, perché la grande editoria non è interessata a questa cosa, e la grande editoria spesso si muove all'interno della convenzione, all'interno della tradizione. Per quello che dicevo prima, è una cosa che potete tranquillamente fare anche da soli, se andate a controllare, a verificare tutti i candidatori al premio Streghi, quest'anno comunque sappiamo già, sono già uscite, ma se andate a vedere comunque tutti i premi Streghi che sono stati assegnati negli ultimi anni, e non voglio entrare in quel gioco perverso e polemico inutilmente su con che criterio vengono assegnati i premi, non mi interessa il criterio con cui vengono assegnati i premi, non mi interessa il criterio della spartizione comunque tra case editrici, se veramente questa c'è, però sicuramente è vero che stanno vincendo libri che sono molto molto tradizionali nell'impostazione, molto tradizionali nelle storie, molto tradizionali nello stile.
non sto dando un giudizio qualitativo o di merito, sto semplicemente dicendo che se tra voi ci fosse qualcuno interessato a pubblicare un libro, perché comunque ha scritto un libro di un certo tipo, perché comunque ha velleità di diventare aspirante scrittore, in questo momento è davvero molto ma molto difficile riuscire ad arrivare alle editorie importanti con un libro che esca un pochino dagli schemi. E io oggi parlavo prima con Roberto, che lui, insomma, mi ha mandato un suo progetto molto bello, a dire il vero, che mi ha appassionato tantissimo, ed è un libro assolutamente fuori dagli schemi, ed è un libro che sicuramente farà tantissima fatica a trovare un editore importante, pur essendo davvero un libro scritto divinamente, con delle cose, delle intuizioni geniali, fantastiche, muovendosi anche appunto tra generi differenti, quindi con l'umorismo caustico, il grottesco, la battuta anche politicamente scorretta e quant'altro, però sicuramente un libro che farebbe molta molta fatica a trovare un referente nell'editoria importante. Io non lo so quale sia la soluzione per riuscire a risolvere questo problema, perché è un po' la legge del marketing, no? Chi è che stabilisce il mercato? Cioè, siamo noi lettori che condizioniamo le uscite, quindi condizioniamo anche il tipo di letteratura che viene prodotta, oppure invece per contro sono gli editori che in qualche modo hanno deciso di imporci un certo tipo di letteratura e noi all'interno di quella dobbiamo stare? Secondo me è un 50-50, perché comunque la legge del marketing un pochino sono queste, no? Non si tratta soltanto di identificare quelli che sono i bisogni del lettore, no? I bisogni del cliente, se vogliamo chiamarlo con un termine commerciale, ma delle volte anche proprio nel volere imporre quello che può essere una propria idea, facendola diventare poi quello che noi vogliamo. È un po' quello che delle volte ci interroghiamo sui palinsesti televisivi, perché comunque, non so, tipo le fiction Rai sono tutte uguali, e delle volte ci sembra anche un po' di non trovare dei linguaggi che poi sono quelli praticati ad esempio da altre piattaforme, no? Come può essere Netflix, può essere Sky, Prime, cioè che mandano avanti invece dei discorsi molto diversi. Però se mentre sono davvero convinto che neanche tanto nel cinema, ma nella fiction, ad esempio fiction televisiva, per chi di voi è appassionato di serie TV, si stiano facendo tante sperimentazioni, tante cose nuove, e appunto anche con generi che vanno a dialogare tra di loro, tra cui anche appunto il nero con l'umorismo. Nella letteratura tutto questo va un pochino a rilento. Quindi è probabile che ci sia da una parte un lettore che forse non sceglie questo tipo di letteratura, un lettore che forse non è interessato, ma io sono anche convinto che ci sia probabilmente una volontà di imporre in questo momento un certo tipo di letteratura, un certo tipo di lettura, a un pubblico che in qualche modo poi all'interno di questa letteratura molto tradizionale, molto convenzionale, trova una sua dimensione. E questo, ripeto, secondo me è un po' il peccato, ed è, perdonatemi se uso per la terza volta questo termine, il mio grosso rammarico, perché io vorrei davvero avere, non sto dicendo che non voglio i libri con il commissario, non sto dicendo che non voglio libri tradizionali, non voglio dire che non ci devono essere libri che trattano alcuni temi che comunque sia sono molto importanti, sono libri ben scritti. Semplicemente mi piacerebbe tornare un pochino indietro, forse anche di una ventina d'anni, prima citavo gli anni 90, dove la letteratura aveva davvero tante voci diverse, no? Per cui se parliamo di letteratura italiana avevamo sicuramente autori molto tradizionali, comunque, che scrivono libri bellissimi, però avevamo appunto anche scrittori che il libro umoristico, avevamo scrittori, ma tutto quella allora si chiamava la gioventù cannibale, quindi quelli che erano gli scrittori nuovi, quindi appunto Ammaniti, Isabella Santa Croce, Pinkens, comunque scrittori davvero capaci di grandi idee, che poi potevano anche piacere o non piacere, perché io non ho amato tutta quella letteratura, però era bello un po' che ci fosse questo fermento. Io temo sempre, in ogni cosa, temo un po' l'appiattimento, temo quando comunque ci si voglia rimanere, si rimanga imbrigliati all'interno di un genere, all'interno di uno stile, all'interno comunque dei codici comunque letterari dai quali non si riesce a uscire, e questo secondo me è una cosa che purtroppo non porta bene alla letteratura. Non portando bene alla letteratura poi vuol dire anche che fondamentalmente i lettori rimangono sempre gli stessi, no? Non è un caso, vi faccio un esempio, parto dalle serie televisive. Allora, le serie televisive hanno attraversato un momento di grande crisi prima che arrivassero le piattaforme tipo
Netflix, tipo Prime, non dico neanche Skype perché Skype è ancora un linguaggio abbastanza simile, dei codici comunque cinematografici abbastanza simili a quelli comunque di reti tipo Mediaset o tipo Rai. C'era un'incapacità di intercettare il pubblico giovane, cioè era impossibile trovare un adolescente che guardasse una serie TV prima che arrivasse Netflix, prima che arrivasse Prime. Cioè le serie TV, che erano le serie TV, potevano essere quelle Rai, potevano essere le serie TV comunque di Mediaset, potevano essere le prime serie TV anche di Sky, anche se chiaramente già Sky aveva cominciato a muovere un pochino le acque, perché insomma erano arrivate tanto, erano arrivate Gomorra, erano arrivate delle cose sicuramente con il romanzo criminale, erano arrivati dei linguaggi un pochino nuovi. Il pubblico adolescenziale non era interessato alle serie TV. Poi a un certo punto c'è stato qualcuno all'interno di Netflix, all'interno comunque di Prime, comunque per dire quelli che possono essere sicuramente le due piattaforme che hanno intercettato il mercato adolescenziale, che ha stabilito e ha studiato Tavolino, un tipo di prodotto che potesse andare a intercettare quel tipo di mercato, che non esisteva. Per quello che dico, che delle volte si tratta forse anche di, se ci fosse la stessa capacità di sperimentare anche in letteratura, andando a sperimentare forse si intercetterebbe anche un tipo di mercato, in questo momento il mercato degli adolescenti, un mercato pochissimo interessato alla letteratura, un mercato a parte comunque, chiaro, ci sono libri per giovani adulti, però anche quelli vanno a prendere una nicchia di mercato molto piccola, limitata spesso comunque a adolescenti che già leggono, mentre l'obiettivo dovrebbe essere quello di andare a prendere tutta una serie di mercato, tutta una serie di lettori che in questo momento non leggono, trovando però dei linguaggi, dei codici che possono poi andarli a catturare. Cioè quello che si è fatto appunto con la fiction televisiva, quindi abbiamo preso un adolescente che non andava al cinema, un adolescente che non era interessato alla fiction televisiva tradizionale, quindi quella di Mediaset, quella di Rai, eccetera, gli abbiamo creato due piattaforme pensate per loro, ma non soltanto per loro, e su queste due piattaforme abbiamo conquistato un mercato che prima non era assolutamente interessato a quel codice e a quel linguaggio. Allora, se riuscissimo a fare questa cosa anche con la letteratura, perché è bello dire anche, io lavoro con le scuole, lo sapete, chi mi conosce lo sa, e vedo, io credo che nelle scuole italiane si faccia un buonissimo lavoro, ma purtroppo viene fatto anche un lavoro svolto con tanti limiti che spesso sono imposti dal programma. È difficile riuscire, io credo che sia veramente difficile, e gli insegnanti di lettere hanno tutta la mia stima, riuscire a creare dei lettori consapevoli, anche se semplicemente dei lettori golosi, dei lettori curiosi, quando comunque hai un programma che ti blinda all'interno di tutta una serie di scelte sicuramente rispettabili, ma che poi fanno parte soltanto della storia della letteratura e non di quello che può essere un percorso di iniziazione che tu devi fare nei confronti di un adolescente, se vuoi che quell'adolescente gli diventi un lettore. Io delle volte penso, io sono un cinefilo, mi piace moltissimo il cinema, però se qualcuno mi avesse obbligato a 12 anni ad andare a vedere un film di Fassbinder, o un film di Herzog, un film di Wim Wenders, cioè di film che hanno, un film, forse anche alcuni film di Kubrick, quindi film che hanno una complessità strutturale, capolavori, ma io non sarei mai diventato un cinefilo, probabilmente avrei visto il cinema, avrei fatto l'equazione cinema uguale prodotto noioso, prodotto per grandi, prodotto che parla un linguaggio diverso dal mio. Cioè bisogna riuscire a creare questo tipo di prima di attitudine nei confronti del lettore e poi dopo, o dello spettatore cinematografico, e poi dopo portarlo a un livello superiore. Allora, sulla letteratura si potrebbe davvero tentare tanto per andare a intervenire su questo tipo di lettore non esistente, perché comunque l'adolescente in questo momento è un lettore che non esiste. E credo che, e di questo ne rimango profondamente convinto, perché comunque la fiction televisiva se lo sta già dimostrando, se si riuscisse a fare dialogare generi tra loro molto differenti, tra cui anche quello che è il tema della serata di stasera, quindi la letteratura nera con la letteratura umoristica, con la letteratura divertente, con altri tipi di letteratura, con il tema dell'adolescenza, con tutto quello che può essere davvero un motivo di interesse che superi il commissario che va a investigare su una cosa che è successa, sul detective, su quelli che sono tutta una serie di paradigmi in questo momento imperante, credo davvero che forse si potrebbe fare un buonissimo lavoro anche per aumentare il numero dei lettori in Italia, che come sappiamo è spaventosamente basso. Io sono stato all'interno di 50 minuti che mi hanno detto, penso. Alessandro, se hai rispettato perfettamente i tempi. Si vede che sei un uomo organizzato e che fa del tempo un principale strumento di lavoro, quindi ho la lingua molto secca però in questo momento. Però ogni tanto davi uno sgorlone, per cui può darsi che un po' di lubrificante l'hai mandata giù, uno sgorlone di bianco lo davi.
E allora, intanto giungo le mani e ti ringrazio per la citazione che hai fatto a quella serie di racconti che ti ho mandato. E sono felice che ne hai parlato, anche perché i miei tre colleghi di avventura sono tutti e tre in ascolto. Per cui saluto Gabriele, Giuseppe e William, che sono gli altri tre che partecipano con me a questa avventura insana e molto coraggiosa. Coraggiosi e bravi voi, davvero. Grazie davvero. E allora, per quanto riguarda la chat, beh, te la sei già, Roberto, diciamo, gestita. Sì, dimmi. Scusami un secondo prima di aprire, quindi poi alle domande e a tutto quanto. Sì, poi chi vuole ascoltare ascolta, chi vuole lasciarci ci lascia. Intanto grazie davvero ad Alessandro per questa, diciamo, precisa azione sull'editoria italiana. Mi è piaciuta moltissimo. E voglio soltanto aggiungere una cosa molto importante. Ricordatevi che i libri diventano i librai. I librai sono quelle persone che stanno tra l'editoria, lo scrittore e il lettore. E la libreria indipendenti sono le librerie che portano avanti questi generi che su Amazon e su altre piattaforme uno ordina in libreria, uno cerca. Quindi c'è la differenza, secondo me. Il libraio consiglia, il libraio fa conoscere degli autori, dei romanzi che sono praticamente sconosciuti, e soprattutto dà al lettore il libro che cerca, e questa cosa la sa fare solo un libraio che è un professionista. E quindi l'editoria lavora pochissimo con i librai, ci sono case editrici piccole, importanti, che hanno fiducia nel libraio e quindi concedono al libraio lo spazio che merita per lavorare con il lettore, per far incontrare gli scrittori. Ci sono case editrici che lavorano soltanto sul marketing spinto, come hai detto tu, quindi facciamo il quinto libro il settimo libro di questo, eccetera, eccetera. Ecco, direi che gli scrittori devono aprire un dialogo importantissimo con i librai, in qualsiasi modo, con qualsiasi struttura, con qualsiasi cosa, è importantissima questa relazione. Scrittore e libraio, saltando quella che è la casa editrice. Io lo dico perché Roberto lo sa, poco tempo fa abbiamo contattato uno scrittore straniero che verrà appunto a un'altra rassegna di festival che faremo in collaborazione con Lorenzo Bernasconi, I riflessi sul lago. Io sono stata, mi ha fatto, sì, come si diceva quando eravate militari, che si fanno il cicchetto, non lo so, mi sembra che sia una frase che si usa. La casa editrice mi ha fatto il cicchetto e mi ha detto: ma scusi, lei perché ha invitato quello scrittore? Doveva prima passare da noi, perché noi non lo so, eccetera, eccetera. A quel punto io, siccome so perché mi hanno fatto il cicchetto, ho detto: ma non preoccupatevi, lo scrittore viene ospitato da noi, state tranquilli, ci sono già tre eventi programmati, eccetera, eccetera. Ma noi da qui a settembre non stiamo ancora programmando niente. E io ho detto: male, ragazzi, vuol dire che non state facendo niente di buono, perché bisogna lavorare sul tempo e preparare le cose con pazienza, ma con largo anticipo. E questa era un'osservazione. La seconda cosa invece che vi dico, poi lascio spazio a tutti gli altri e mi taccio subito e chiudo il microfono, è il prossimo evento, per non dimenticarlo, che è martedì prossimo, come vi ho detto, il 30, e sarà un evento molto molto speciale, come tutti i nostri d'altra parte, e il titolo è appunto Note Gialle, quindi già mi fa già pensare che ci sarà della musica, ci sarà la letteratura, quindi la presentazione di un libro che andrà in stampa, un libro che ha avuto una menzione importante al Festival Giallo Garda di Alessandro Sbrogiò, e avremo la musica di Andrea Tice e avremo quindi la presentazione del suo nuovo CD che verrà pubblicato nel mese, che verrà diffuso nel mese di aprile, e a moderare questo evento molto interessante sarà Andrea Artusi, che voi sapete, un disegnatore della Bonelli. Quindi una piattaforma diversa, quindi iscrivetevi sempre su Accademia, però fate la prova qualche momento prima rispetto all'orario delle 20:30, se non sbaglio, perché dovrete scaricare un altro programmino che è diverso da quello che abbiamo usato stasera. Credo di dovervi solo far rivedere le copertine dei testi dei libri di Alessandro. Sì,
adesso. Infatti ti tolgo la parola un secondo perché volevo fare riferimento al fatto di Alessandro quando disse che lui ha una produzione lenta e che è un bradipo della scrittura. In realtà io in 448 sono riuscito a trovare una produzione di libri sterminata da parte di Alessandro Berselli. E ho preparato, a parte tutto, una piccola sorpresina per lui, che è un po' relativa a quella scommessa iniziale che poi è andata un po' persa. E vi ho raccolto un po' di copertine e ve le ho messe tutte quante in fila. Eccoci, così potete vedere qual è la produzione lenta di Alessandro Berselli. Partiamo con le siamesi, quando anche le scimmie cadono dagli alberi, questo l'abbiamo citato prima. Bellissimo questo, non fare la cosa giusta, non si trova quasi più però un libro bellissimo. Questo dovete assolutamente leggerlo se avete adolescenti o consigliarlo agli adolescenti. Questo è l'ultimo. Confermo, non fare la cosa giusta. Adevan. Beh, non sono tanti, dai. Eccoci. Beh, però No, ma io ne ho letti ce quattro. n'erano molti altri, per cui ho preso solo un estratto di quello che mi ha sparato il computer a video. Sì, ne mancano altri. Sì, sì, sì. sono 9 in 15 anni, quindi dai, è comunque una Dai. media di un libro ogni anno e mezzo. Poi alcuni Sì, libri sono dai, veramente molto allora brevi, quindi sono queste erano pochi lunghi. è la media che citavi, dai, ci stiamo allora. La Sì, foto dai. piuttosto, quella che ti ho parzialmente mascherato, era quella incriminata o ti riferivi a un'altra? Era quella incriminata che hai volutamente coperto con la scritta, perché no, è perché così le casse del Giallo Garda aumentano, è tutto qua. Vedete che Roberto è attivissimo e subito, subito si attiva così. Bene, allora se volete Andiamo nella adesso. chat allora, Laura, Sì, i nostri tranquilli. ospiti. Beh, ci sono stati dei lunghissimi scambi dei quali Alessandro ha già colto comunque dei punti, per cui io non saprei effettivamente cosa andare a cogliere come domande. E se vuoi tu, Alessandro, dare un'occhiata, c'è la nostra Alessandra Calanchi, ti vuole come commissario, non so se l'hai visto prima. L'hai L'ho visto, visto, ecco, non quindi. gratis, cioè, si può trattare Beh, comunque un chiaro. prezzo, ormai è tutto Sì. un mercanteggiare qua. No, Esatto. ho visto molte cose interessanti, praticamente, intanto ringrazio anche quelli che hanno scritto bravissimo, eccetera, eccetera, ma il momento gratificazione dell'ego, perché voi sapete che gli scrittori sono, lo dico sempre, sono degli egocentrici, dei narcisisti, quindi hanno sempre bisogno di essere assolutamente gratificati, ed essendo anche sereni sensibili, poi quando vengono contestati, in realtà hanno queste crisi di pianto, perché insomma ci vuole, dico sempre, ci vuole niente a far piangere uno scrittore. Io una cosa che ricordo ancora è stata la prima volta che ho avuto a che fare con un editor. E oggi ho fatto un post sulla mia bacheca Facebook, sull'importanza del lavoro dell'editor, no? Che è davvero quello che ti fa crescere il libro, perché è quell'osservatore esterno. L'editor, per intenderci, per chi non ha dimestichezza con il termine, è il redattore. Quindi comunque chi a un certo punto inizia a lavorare con te sul libro, ravvisandone le criticità e valorizzandone quelli che invece sono i momenti belli, quindi comunque quelli che sono i momenti importanti, quelli che sono le parti virtuose del libro. Io credo davvero che la prima volta che un editor, lo scrittore è convinto, la prima esperienza, di mandare un libro in casa editrice, e che l'editore gli dica semplicemente: il libro è bello, e di quel libro lì non viene cambiata una virgola, no? Di quel libro lì viene completamente stravolto spesso dal lavoro con l'editor, ma non stravolto nel senso che comunque l'editor ti va a cambiare tutto quello che tu hai scritto, te lo scrivi in un modo differente. L'editor comincia a ragionare con te su quelle che possono essere delle cose che a suo avviso non funzionano, delle cose che vanno ulteriormente valorizzate. La prima volta che lo scrittore riceve le note degli editor, io credo che non esista uno scrittore che non abbia passato 2 notti a piangere, perché uno pensa di trovarsi davvero 3 segnetti, e invece magari c'è scritto che allora, il finale è sbagliato, che allora il libro è di 150 pagine, però devi fare almeno di 230, quindi tu già l'idea comunque dover scrivere 80 pagine in più, che c'è proprio un personaggio che non c'entra assolutamente nulla con la storia, quindi sarebbe meglio toglierlo, che un altro personaggio a cui tu hai dedicato 2 righe, forse sarebbe meglio. Tutte queste cose qua, quando ti arrivano la prima volta, ti fanno andare giù di testa, perché dici, ma no, allora cioè, non ti piace, allora cioè, scusa, tu mi stai chiedendo di scrivere un altro libro, e l'editor giustamente ti dice, no, io non ti sto dicendo di scrivere un altro libro, io ti sto dicendo che tu hai scritto un libro bellissimo, ma che secondo me, se ci lavoriamo insieme su questi aspetti, può diventare un libro ancora più bello. E io davvero credo,
Io adesso ho la fortuna davvero di lavorare con un editor che è strepitosa. Lavoro con tre editor diversi, uno che mi individua le cose macro, una che poi mi va un pochino più sul dettaglio, e poi arriva l'ultimo editor che è quello davvero che ti sposta le virgole, ti dice guarda che secondo me qua la virgola non ci vuole, eccetera. Io davvero credo, io ringrazio il lavoro degli editor, di quelli capaci comunque di fare questo mestiere, perché non esiste un libro che non sia uscito migliore da questo confronto, perché lo scrittore, per quanto può essere bravo, per quanto può essere attento, per quanto può stare sul pezzo, per quanto ci può stare anche a scriversi appunto per un anno e mezzo stare su un romanzo, rileggendolo e riscrivendolo 300 volte, che è quello che faccio io, che un libro lo riscrivo davvero 300 volte, perché deve suonare nella mia testa deve suonare sulle pagine esattamente come io lo vedo nella mia testa. Però ci sono tantissime cose che anche uno scrittore più in gamba non riesce a vedere. Quindi l'occhio attento dell'editor che poi ti dice io ti sto dando dei motivi di ragionamento, non ti sto imponendo dei diktat, non ti sto dicendo che questo libro deve essere fatto in un modo completamente diverso. Se lo scrittore riesce a mettersi in quella modalità umile, cosa che spesso lo scrittore non fa, il libro che ne viene fuori può essere sempre un libro molto migliore rispetto a quello che era stato pensato e scritto all'inizio. Per quello che io dico sempre, anche da parte dei lettori, quando arrivano comunque delle critiche, è tutta roba che fa bene, perché non dobbiamo soltanto essere incensati, dicendo sì, Berselli scrive bene, eccetera, deve essere che Berselli scrive bene, però c'è questa cosa che io l'avrei fatta diversamente. Poi uno non deve raccogliere, cioè, è come nella vita, uno non è che deve raccogliere tutte le critiche e farle diventare il Vangelo. Però davvero, se si riesce a farlo diventare quantomeno motivo di ragionamento, il prodotto che viene fuori è migliore. Ed è per questo che io, c'è un'altra cosa che dico spesso quando faccio i corsi di scrittura creativa, bisogna avere molta pazienza a scrivere un libro. Non credete a chi dice un libro si può scrivere in un mese. Non è vero che un libro non si può scrivere. Allora, tecnicamente un libro puoi scrivere in un mese, perché è chiaro che se io mi metto a lavoro 8 ore al giorno e ogni giorno produco 20 pagine, è chiaro che ho fatto un volume di 600 pagine in 30 giorni. Però davvero tutta poi quella cura, quell'attenzione, le cose che funzionano, le cose che non funzionano, la parola che potrebbe essere diversa, il sinonimo, la ricerca di un aspetto particolare che non sai come trattare, cioè è questo che necessita un sacco di tempo. Ed è per quello che io sono uno scrittore, diceva prima giustamente, mi riprendeva Roberto sulla cosa che avevo detto all'inizio, io sono uno scrittore pratico, ma sono anche davvero uno scrittore, mi piace tantissimo stare su una pagina tanto tempo, perché se la voglio veramente fare diventare come ce l'ho in testa, io non posso scrivere 30 pagine al giorno. Io quando scrivo due pagine in un giorno sono contento, se quelle due pagine poi alla fine sono... E poi dopo quelle due pagine lì le riscriverò altre 200 volte. Quindi è per quello che io sono proprio per l'elogio della lentezza per quanto riguarda la scrittura. Mi dice giustamente William Babone, Morozzi è l'eccezione alla regola, perché Morozzi è un genio, quindi comunque Morozzi riesce a scrivere un libro al mese con una facilità impressionante, non fosse altro perché ha 500 milioni di idee in testa e di questi 500 milioni di idee le fa diventare poi materia narrativa. Posso dire una cosa sugli editor, raccontare una cosa un po' divertente? Ciao Bers! Allora, quando dovevo pubblicare il mio primo libro, che avevo pubblicato con lo pseudonimo americano Carol J. Keaton, perché mi era stato imposto dalla casa editrice, che era la Curcio, eravamo quasi addirittura d'arrivo quando la casa editrice mi ha detto: no, questo libro deve essere ridotto di 100 pagine, per cui da 300, tu Laura neanche lo sai questa cosa. Da 300 a 200, e io mi sono assolutamente opposta, perché la storia non sarebbe stata in piedi. E quindi loro cosa hanno fatto? Hanno suddiviso il libro, che era un noir, in due parti, la prima che era uscita a giugno e l'altra a novembre. Cioè... Con grande sofferenza da parte dell'autrice, suppongo, per questa scelta. Sì, beh, direi. Sì. Anche perché appunto non è riuscita col mio nome, lo pseudonimo, sì, insomma. Cioè, certe volte gli editor fanno un danno, ecco. E poi però concordo con te sul fatto che siano fondamentali sulla forma, sulla sistemazione della scrittura, eccetera. Sì, questa è, diciamo, stata una cosa veramente... assurda, ecco.
Sì, può c'è succedere da pensare anche questo. Più una scelta commerciale che una scelta proprio commerciale. Di sì, sì, cioè, sì, nel senso, sì. Probabilmente spaventava l'idea del libro, che 300 pagine a me sembra una fogliazione assolutamente normale per un libro, cioè non ci trovo nulla. Esatto. Cioè, se fosse sì. Un libro di 800 pagine, si guarda, 800 pagine forse magari per quel tipo di libro, per quel tipo di mercato potrebbe non essere adatto. Baboni no, scrive l'editor smussa l'ego, e questa è una cosa su cui sono molto d'accordo, quando l'editore è bravo smussa l'ego, delle volte il danno è quando smussa l'ego, esatto, oppure lo demolisce, e in quel caso lì magari va poi a toccare il lavoro invece dello scrittore, o magari anche l'autostima dello scrittore, che poi potrebbe uscire molto provato da questa cosa. Io immagino che tu dici prima, ho capito, è molto sofferto per questa cosa, magari uno si interroga anche su... Sei silenziata, Ida, non ti sentiamo? Io ci sono, però purtroppo stasera non mi vedo, quindi parlo un po' anche a vanvera, secondo me, perché io non riesco a vedermi, non so cosa ho schiacciato del pulsante del computer. Vedo che mi sembra che di domande più o meno Roberto. Vedo Roberto adesso e non vedo cosa. Sì, no, allora le domande in realtà sono più che altro è un dialogo come è successo la settimana scorsa, che diventa uno scambio tra ospiti che è molto divertente e molto soddisfacente come cosa. E poi Alessandro ha seguito anche lui la chat, per cui dove voleva o dove vedeva che c'era intervenire già intervenuto. Non avrei altro da rilevare qui, almeno non mi pare. C'è qualcuno... aggiungo soltanto una cosa che secondo me è molto interessante. Anche la partecipazione ai premi, se voi andate a vedere i vincitori del Festival Giallo Garda, la scelta della giuria dà un po' in parte ragione a quello che aveva spiegato prima Alessandro. In realtà, se voi andate a vedere i primi classificati, o perlomeno le scelte, le menzioni sono sempre di generi molto particolari, cioè ci sono anche i generi col commissario eccetera che ci piacciono molto, non è che quelli noi non li leggiamo, però forse il compito anche un po' dei festival di lavorare su una qualità, non una qualità, una qualità sì, perché comunque la giuria valuta la qualità, la scrittura, lo stile narrativo, tante cose, ma anche la possibilità di portare a conoscenza, quindi di far conoscere al grande pubblico degli scrittori o esordienti, ma anche dei generi, come diceva appunto prima Alessandro, diversi da quelli che vanno per la maggiore. Credo che in questi anni il Festival Giallo Garda abbia tirato fuori delle cose egregie e abbia anche portato, diciamo, alla luce dei romanzi di alta caratura, ma di generi anche molto particolari. E anche il lavoro stesso di presentare degli inediti o di valutare degli inediti è di stimolo, secondo noi, agli scrittori, appunto, partecipando, hanno poi alla fine anche una, diciamo, un giudizio, ma non un giudizio di carattere tecnico come può fare un editor eccetera, ma un giudizio di carattere generale su quella che è appunto la loro scrittura oppure quel romanzo stesso eccetera. Possono chiedere quindi anche alla giuria il parere o dei consigli o quant'altro, insomma. Si crea poi tra i partecipanti al premio e i membri della giuria sempre un certo rapporto di amicizia e, se volete, anche di sostegno, di fiducia e quindi anche di collaborazione che va oltre a quella che è, diciamo, il vero compito di una giuria, che è quella di una valutazione, ecco. Vedo Michela che fa una domanda che potrei girare alla rovescia, cioè lei dice: come si evita di promuovere un libro ibrido in maniera sbagliata? Io in questo momento invece chiederei ad Alessandro come si può promuovere un libro ibrido in maniera corretta. Che è una domanda che, visto che quello che ci siamo detti prima, mi interessa molto. Certo, assolutamente, anche perché tu avete scritto un libro effettivamente dell'ibridazione, credo davvero il manifesto, perché comunque lavora su generi molto, molto diversi. Allora, io credo che ci siano degli... Allora, chiaro che stiamo parlando di nicchie di mercato, perché io continuo a pensare, per tutto quello che in questo momento non,
l'editoria non sta favorendo un certo tipo di percorso, quindi è chiaro che è un po' come l'esempio della musica, no? Si possono scegliere i grandi canali per arrivare al possono essere parte un Sanremo, per esempio, comunque anche contest importanti come possa essere X Factor e altri, anche se però, ad esempio, quest'anno, da qualche anno a questa parte, ci sta arrivando anche un messaggio da parte della musica, che anche quelli che erano dei contest molto rassicuranti e nell'alveo della tradizione, poi stanno venendo fuori delle cose molto nuove, no? X Factor, da questo punto di vista, non è semplicemente una vetrina per dilettanti allo sbaraglio, ma anche un laboratorio dove comunque vengono studiate anche nuove forme di musica. Permettetemi anche di citare il fatto che quest'anno Sanremo l'hanno vinto i Maneskin, un pezzo che non è proprio che sia sanremese, cioè non è che sono arrivati con la cartoncina, quella pensata per il pubblico sanremese, quindi vuol dire che qualcosa poi in realtà in altri ambiti si sta muovendo. Nella letteratura, che comunque sia è un business più piccolo, perché il discorso, diciamoci anche le cose come stanno, vogliamo fare i conti della serva, allora facciamo i conti della serva, quindi se c'è qualcuno che vuol fare l'aspirante scrittore, gli spieghiamo anche come funzionano le cose dal punto di vista economico. La scrittura è un bellissimo hobby. Allora, in Italia pubblichi con la grande editoria, per grande editoria intendo anche gruppi editoriali importanti come possono essere Mondadori, eccetera, e se non sei, a parte lasciamo stare i 10 casi da classifica, cioè quelli che sono nei best seller, ma tanto poi alla fine sono un gruppo di autori molto molto piccolo, no? Sono 10-15 persone forse che vivono di scrittura in Italia, non di più. Con 3.000-4.000 copie tu riesci a dialogare con la grande editoria, cioè se tu porti in dote un 3.000-4.000 copie di venduto, con quelle 3.000-4.000 copie tu diventi un referente importante per la grande editoria. Allora, quanto guadagna un autore su una copia che vende? Guadagna, con i contratti che stanno facendo adesso, una volta si riusciva a strappare il 10, poi è diventato l'8, adesso già se riesce a strappare il 6-7% hai fatto il numerone. Quindi vuol dire che nella migliore delle ipotesi uno scrittore guadagna un euro a libro. Se vendi, allora, pubblichi per la grande editoria, vendi 4.000 copie, guadagni 4.000 euro, ne spendi 6.000 per andare in giro a presentare il tuo libro, perché gli editori non ti pagano niente. Quindi se la migliore delle ipotesi puoi avere qualche riconoscimento di spese da parte dei festival. Giallo Garda, da questo punto di vista, è veramente davvero il festival più signore, uno dei festival più signori che abbiamo in Italia, perché comunque hai lo spostamento pagato, hai l'albergo pagato, hai la cena pagato, ti senti veramente a tuo agio. Però anche lì recuperi semplicemente quelle che sono le spese che in quel momento lì stai sostenendo. Quindi la scrittura è diventata un hobby. È una cosa, io dico sempre, la domenica scrivo libri affinché andare a pescare, cioè non so, perdonatemi il paradosso, però davvero, chi può pensare di vivere con 3.000-4.000 euro, anche scrivendo ipoteticamente un libro all'anno, anche decidendo di non andare in giro a fare promozione, però questo davvero vuol dire affossare il libro, poi allora le 4.000 copie diventano 2.000. Cioè, chi può pensare, ma forse anche nella migliore delle ipotesi, avessi anche un editore che mi paga tutte le presentazioni, vendo forse anche 5.000-6.000 copie, ma sono 6.000 euro, sono 6.000 euro lordi, peraltro, su cui poi devi... D'acconcio. Davvero la musica ha un indotto completamente differente. Allora è vero che il libro non viene scaricato illegalmente, perché onestamente diciamo che degli hacker che ti vanno a scaricare il libro illegalmente, cioè, mentre la musica e il cinema hanno un appeal diverso per il pirata informatico che vuole scaricare illegalmente roba, onestamente di libri scaricati illegalmente sì ci sono, ma non è che vanno a spostare più di tanto. Però davvero la musica e il cinema, adesso lasciamo stare questo, non consideriamo il periodo Covid che chiaro vive di dinamiche sue particolari, la musica e il cinema hanno tutto l'indotto dovuto ai concerti e alla presenza della gente in sala, che è questo che fa la grossa differenza, perché comunque è vero che adesso il musicista dice io non vendi più un CD che sia uno, non vendi più un disco che sia uno, perché la gente la musica se la scarica, però poi quando vai a fare il concerto c'è 40.000 persone che pagano 60 euro biglietto per venire a vedere, e lì sì, è quello che fa la differenza, il disco diventa praticamente un pretesto per poi giustificare uno spettacolo live, e purtroppo l'editoria questa cosa non può farla. Primo perché comunque sia la presentazione libraria di un libro molto meno appeal rispetto a un concerto, rispetto a uno spettacolo cinematografico, rispetto a una fiction televisiva. Quindi davvero la vita dello scrittore è una vita di stenti. Se uno pensa davvero di iniziare questa attività pensando di poter guadagnare, beh, io rido sempre quando leggo, non so, che negli Stati Uniti un racconto viene pagato da una rivista $1.000, no? $1.000 un racconto da una rivista. Cioè in Italia per guadagnare $1.000 devi scrivere un libro che abbia un buon successo e trovare un editore che te lo pubblichi, quindi davvero è una cosa da fare per chi ha tempo
e ha un altro lavoro che gli permetta di pagargli le bollette, di pagarsi, con il quale si può pagare le bollette, perché sennò davvero la scrittura è, dal punto di vista economico è ridicolo. E d'altronde considerate che siamo un paese che, dove 53 italiani su 100 hanno detto che non leggono nemmeno un libro all'anno, il 47% ha detto che legge almeno un libro all'anno, almeno un libro. Quel libro lì potrebbero essere Le ricette della Parodi, potrebbero essere Le barzellette di Totti, cioè non sappiamo che libro è. Quindi davvero siamo un paese che ha più scrittori che lettori. La cosa drammatica è questa. E ci sono, io vi assicuro, la mia casa editrice, Elliot, pubblica, io credo, uno dei più grandi scrittori americani viventi, che è Christopher Moore. L'ultimo libro di Christopher Moore, che è un capolavoro, ha venduto in Italia 270 copie. 270 copie, vuol dire che Christopher Moore ha guadagnato 270 euro per i libri che ha venduto in Italia. Meno male che vende in tutto il resto del mondo. Però davvero parliamo di numeri che non hanno senso. Ci sono editori che vendono 25 copie di un volume. Cioè, se uno va a vedere le classifiche, poi tra l'altro non credete a chi dice io ho venduto 15.000 copie. Guarda, io vi assicuro che voi conoscete uno scrittore che dice io del mio libro ho venduto 15.000 copie, e voi quello scrittore non l'avete mai sentito nominare, quello scrittore mente sapendo di mentire. Perché 15.000 copie, sei Lucarelli adesso in Italia per vendere 15.000 copie. Non voglio dire che sei De Giovanni, perché comunque viaggio su numeri diversi. Però davvero, gli scrittori che vendono più di 10.000 copie sono gli scrittori che voi li vedete in classifica. Lorenzo scrive, ho tanti parenti. Lo scrittore, sì, potrei anche dire, lo scrittore che dice che vende 10.000 copie è perché si è comperato 10.000 copie del suo libro, probabilmente. Quindi, però davvero, credetemi, i numeri adesso, cioè, vendere più di 5.000 copie è proprio roba d'appannaggio di scrittori bravi. Io lo dico onestamente, io non ci sono mai arrivato a vendere 5.000 copie, pubblico per un editore che comunque è comunque un editore di importanza nazionale, perché Elliot così è. Però mediamente il mio veleggiare è fra le 2.000 e le 3.000 copie, che sono, ripeto, numeri che cominciano a interessare la grande editoria, non sono i numeri che chiaramente ti fanno entrare nella classifica dei 10 più venduti, però comunque ti danno quella visibilità che ti serve. Ma davvero, uno scrittore che dice che ho 10.000 copie, se lui vede 10.000 copie, fanno il film dal tuo libro con 10.000 copie. In Italia vendere 10.000 copie è difficilissimo, difficilissimo. Ma Bers, scusa, ma come fai a sapere esattamente quante copie tu vendi? Perché se non c'è il bollino della SIAE, adesso parlando proprio così di numeri, ma effettivamente, cioè noi autori come facciamo a capire davvero quante copie abbiamo venduto? Sì, anche perché... Cioè, allora, io so che con i bollini della SIAE tu sei sicuro, ma gli editori purtroppo non lo vogliono mettere, costa pochissimi centesimi il bollino della SIAE, che gli editori dovrebbero mettere, ma a quanto mi risulta non sono obbligati a metterlo, possono decidere o meno. Per noi autori sarebbe indispensabile, dovrebbe esserci una legge che lo impone, capisci? Certo. Ah, guarda, io con me sfondi una porta aperta, perché effettivamente io delle volte con alcuni editori con cui ho pubblicato in passato ho avuto anche dubbi sui dati che vengono comunicati, certo, perché semplicemente anche facendo una stima di quelle che erano le copie magari vendute durante le presentazioni, perché poi non voglio dire, quando sei poi uno scrittore all'inizio di carriera hai abbastanza anche la percezione di quanto stai vendendo, perché magari è tutto legato a presentazioni, a persone che ti hanno segnalato il fatto di aver comprato un libro, e ti rendi conto che i conti non tornano a un certo punto. Quindi... No, infatti, secondo me noi non siamo tutelati, capisci? No, non lo siamo assolutamente. Non siamo tutelati per niente su questa cosa, che secondo me invece è fondamentale. Certo. Noi dovremmo capire quanto è stata la tiratura esatta e quante copie sono rimaste in magazzino. E quello si può capire solo con questi bollini. Con questo bollino, certo. Capisci? No, il problema è che, sai cosa, che io credo davvero che noi scrittori, dico, parlo anche di, sono scrittore, sto pensando anche al mio percorso di scrittore esordiente, abbiamo talmente tanta fame di pubblicare che spesso accettiamo qualsiasi condizione anche capestro, no? Io una cosa che dico, e lo dico sempre se ci dovesse essere qualcuno che comunque è aspirante scrittore o comunque sta pensando di pubblicare un libro, mai, e ripeto, mai accettare contratti dove è prevista l'acquisto di copie o comunque un contributo di pubblicazione, perché questi sono dei delinquenti, sono tipografie
che vi fanno pagare, tanto adesso con il print, col print on demand, quindi comunque con la stampa fatta su un numero di copie che viene commissionato, un editore spende pochissimo a stampare un libro. Allora l'editore che vi chiede di comprare 250 copie del vostro libro, un editore che con quelle 250 copie ha già coperto tutti i costi e si mette anche in tasca qualcosa. Voi vi trovate ad aver pubblicato un libro che non viene distribuito, che non viene seguito, che non viene pubblicizzato e ve lo siete pagati da solo. Quindi allora tanto vale veramente autopubblicarselo con il self-publishing, andando sul mio libro, su queste cose qua, e poi dopo metterlo dentro qualche canale. Però davvero, delle volte lo scrittore ha talmente tanta voglia di vedere il suo libro pubblicato che accetta qualsiasi cosa. Io ho sentito veramente di gente a cui vengono chiesti 4.000 euro per pubblicare un libro. 4.000 euro! Ma tu, se sei un imprenditore, o investi su quello che è il mio lavoro, oppure non si è mai vista una cosa del genere. Ma come? Io dovrei essere pagato per pagare io te, editore, perché vuoi pubblicare il mio libro? Perché scrivere peraltro è anche faticoso, voglio dire, è un lavoro, perché può essere un hobby, ma alla fine dei conti è sempre comunque un impegno enorme, per cui pagare per essere pubblicati è veramente assurdo. Ma adesso guarda Ida, ci sono davvero editori, poi perdonatemi se andiamo un po' magari su una cosa un pochino tecnica, ma ci sono davvero editori cui voi potete spedire qualsiasi cosa. Ed è stato fatto anche da parte di qualche scrittore che ha voluto andarli a sgamare, tipo tu mandi a un editore l'elenco del telefono, le prime 10 pagine dell'elenco del telefono, e dopo 2 giorni l'editore ti risponde dicendo ho letto il suo libro, il filo, brava Michela, il filo, Albatros, se ne possiamo citare, tanto non ci vergogniamo, sono dei delinquenti, io non mi vergogno a citare i nomi dei delinquenti. Albatros l'anno scorso ha pubblicato più libri di Einaudi, quindi si fa pagare. Tu li puoi veramente mandare le 20 pagine dell'elenco del telefono e dopo 4 giorni ti arriva la lettera con scritto abbiamo letto il suo libro, siamo molto interessati alla pubblicazione. Poi magari c'è qualcuno anche che forse qualche riga se la va a leggere per sembrare un pochino più incisivo, però davvero basta, cioè non foraggiamo queste cose che tra l'altro, e sapete cos'è la cosa più grave? Non è tanto il fatto dei soldi, ma io credo, e lo dico da scrittore, io ho coronato uno dei più grandi sogni della mia vita arrivando a scrivere e facendolo con tutte le caratteristiche, cioè col percorso che deve essere fatto. Cioè questa è gente che va a uccidere i sogni della gente, che secondo me è la cosa più orrenda, perché io ho visto, mi ricordo, guarda, alcuni miei corsisti giovani, gente di 17-18 anni che mandava questi libri, che chiaramente avevano tutte le immaturità di un libro scritto da una persona di 16-18 anni, sono visti truffati, e gente a cui è passata la voglia di scrivere e di leggere. Quindi questi sono dei delinquenti, non soltanto perché rubano i soldi, ma perché rubano i sogni alla gente. Perché c'è gente che comunque sia su queste cose qua, non ci dorme la notte, ci piange, ci crede. E il fatto che ci sia della gente che se ne approfitta, io lo trovo vergognoso. Quindi proprio davvero, non diamo soldi a questi banditi, perché sono solo dei banditi. No, adesso io sono d'accordissimo. Questa sera è stata una serata veramente molto interessante, sia per conoscere Alessandro, ma anche per aprire, come avete visto, un dialogo interessante sui problemi dell'editoria, che come abbiamo capito, sia dagli scrittori, ma anche dalla parte dei librai e delle case editrici, ci sono davvero delle particolarità e delle cose che andrebbero in qualche modo chiarite e sistemate, perché ho capito che il lettore poi decide quale libro acquistare, però anche questo va anche a scapito, un'editoria fatta male va anche a scapito di tutti gli editori che stanno lavorando bene e che promuovono davvero degli scrittori interessanti e di grande qualità. Ma questo succede un po' in tantissimi settori. Se volete apriamo l'argomento vino, se vi va, così facciamo notte e ci ubriachiamo tutti insieme, perché effettivamente ogni settore ha purtroppo all'interno questi personaggi. E qui davvero serve la scuola, serve l'istruzione, serve conoscere, e quindi servono anche questi incontri come stiamo facendo noi per capire davvero come muoversi e, come appunto ci ha spiegato Alessandro, non cadere in queste trappole, che sono delle trappole davvero micidiali e che fanno davvero poi perdere i sogni. Io direi un'ultima battuta di Alessandro e poi ci salutiamo, naturalmente ringraziando tutti
quelli che sono stati con noi stasera e ci rivediamo poi martedì prossimo. Beh, guarda, la battuta è un saluto perché comunque davvero tanto grazie perché siete in tanti e per noi davvero è brodo caldo per l'anima vedere comunque riuscire a interagire con gli scrittori, con i lettori, davvero con la promessa speranza che la prossima volta che ci vediamo, la prossima volta che ci incontriamo, sia in presenza dentro una cantina con un bicchiere di vino in mano e davvero potersi di nuovo, ci auguriamo anche semplicemente abbracciarci. Prima con Roberto, se penso tutte le volte che abbiamo stigmatizzato il fatto di un abbraccio, di stringere una mano e adesso, facevo prima una battuta provocatoria, andremo in giro a limonare sconosciuti pur di riprenderci un po' di fisicità con le persone, ma è davvero così. Poi vabbè, insomma, per scrittori e credo anche per organizzatori come siete voi di Giallo Garda, poter ritornare a fare tutte le cose in presenza sarebbe meraviglioso e noi davvero non vediamo l'ora, guarda. E tornando al discorso anche di prima, io verrei a piedi gratis a Giallo Garda nella vostra meravigliosa cantina a presentare un libro, se davvero questa cosa si potesse fare, davvero, più di ogni altra cosa al mondo. Beh, io ho preso buona nota, sei già precettato, preparati. Vai, andato. Grazie davvero, grazie a tutti, grazie, sto vedendo anche dei messaggi che mi arrivano, bellissimi, grazie a tutti davvero. Sono profondamente commosso e profondamente felice. Mamma mia, grazie a te carissimo. Grazie Alessandro. Allora noi se non ci vediamo prima per altri due, ci vedremo a settembre-ottobre con il tuo nuovo libro, ma puoi già dirci il titolo o è ancora segreto? Il titolo è come sai, spesso è l'ultima cosa a essere decisa. Allora c'è una proposta per il liceo, che è un titolo molto semplice in realtà, quindi non ha un appeal particolare, che è un po' il motivo di dibattito con l'editore. Però siccome ha un'ambientazione, chiaramente è un romanzo dove protagonisti abbiamo adolescenti, allora l'idea è un po' quella del liceo dove tutto sembra meraviglioso, ma in realtà dove non sta funzionando assolutamente nulla, no? Il liceo super elitario, questo professore che arriva in questa scuola è convinto davvero di aver coronato, già un neolaureato, quindi di aver già coronato il sogno di una carriera, poi in realtà comincia a capire che dentro questo liceo le cose non è proprio che funzionano esattamente come lui si immaginava, c'è una dirigenza un po' ambigua, professori arrivisti, gli studenti, episodi di bullismo, poi a un certo punto succede naturalmente la cosa nera e da lì poi la storia parte, quindi al momento il titolo provvisorio è il liceo, quindi molto molto semplice, però abbiamo pensato che c'era un libro di Starnone che io amo moltissimo, che si chiama La scuola, che ha funzionato molto bene, secondo me potrebbe funzionare molto bene anche il liceo, ne stiamo valutando anche altri, comunque la data di uscita è confermata, quindi settembre sicuramente. Bene, allora noi ci vediamo o prima o dopo la premiazione del Giallo Garda, vediamo come vanno le cose. Intanto grazie a voi. Grazie davvero. Che state con noi stasera, ci vediamo martedì, grazie davvero a Roberto per tutto il lavoro della regia come sempre. No, grazie a voi e ciao, grazie. L'ultimo dettaglio, ciao a tutti, grazie. Ciao, il prossimo lì ci sarà anche l'invito a tirare giù una app per potersi collegare con Alessandra e gli altri, però verrà tutto specificato sui volantini. Grazie a tutti, ci vediamo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie.